Il campus è al quarto anno. Non a caso da 4 anni nella provincia di Come da si chiama? Sì. Marco Papeschi. Marco? Marco Papeschi, presidente di Legami d'Arte. Il quarto anno del campus è comunque un quarto anno nella provincia di Pistoia. Ci sono delle casualità che forse alle volte non sono proprio campate in aria, diciamo così. Infatti, io penso che ci siano due cose da non sottovalutare. Uno, che comunque continua a essere l'unica manifestazione in Italia dedicata ai licei musicali. Continua a essere questo, lo dico perché io da 10 anni insegno al Liceo Musicale di Firenze e praticamente dalla sua costituzione, e continua a non vedere sul territorio nazionale manifestazioni che accolgano questi giovani, che invece hanno tanto bisogno di trovarsi tra di loro, confrontarsi tra di loro, confrontando tanto l'aspetto umano quanto quello musicale e il percorso formativo. Questo è quello che abbiamo voluto fare inventando questa realtà, che è tutta da scoprire ancora, deve crescere, si può dire che sia ai suoi primi bacini. Però mi fa tanto piacere vedere questi ragazzi, a prescindere dalla città da cui provengono, mettersi l'uno davanti all'altro, fare amicizia, confrontarsi anche sui programmi scolastici, sulle loro esperienze a distanza di tanti chilometri che però sono accomunate da programmi ministeriali. Non ci dimentichiamo che rappresentiamo un'istituzione pubblica come quella del liceo musicale. Legami d'arte, questo l'ha voluto attivare proprio per iniziare a fare qualcosa per questi giovani. Abbiamo avuto rappresentanze di tanti licei musicali, da Brindisi a Busto Arsizio, passando per Cremona, Milano, Roma. Quest'anno abbiamo ragazzi, in particolare, infatti i due presenti qua sono uno di Pisa e uno di Firenze, una di Firenze, e con un ensemble musicale molto eterogeneo: fisarmonica, trombone, contrabbasso, violini, oboe, flauto, pianoforte. Il maestro Pucci ha di nuovo per il quarto anno scritto le musiche che i ragazzi stanno studiando nei giorni del campus e che eseguiranno nella piccola tournée dentro i confini del comune di Sambuca, che porta però il risultato del loro lavoro all'attenzione di tante persone in luoghi incredibili, perché ci troviamo incastonati nella natura, e in una natura bella perché verace, onesta.